Siamo con Lorenzo Morelli, direttore di Istas Università Cattolica. Oggi la scienza in che modo, secondo lei, professore, può aiutare la filiera ad affrontare crisi ed emergenze come non ultima quella della siccità? Oggi siamo in un periodo in cui la tradizione mostra la corda, nel senso che la tradizione è stata costruita su un clima che era di un certo modo, su pratiche che quindi rispondevano a quel clima. Oggi tutto è cambiato. A questo punto dobbiamo sviluppare nuovi modelli, nuovi approcci, ma per fare questo abbiamo bisogno di dati, abbiamo bisogno di sperimentazione, quindi deve esserci un stringersi le mani fra chi opera e chi raccoglie dati e che fa modelli. Il dialogo tra mondo accademico, imprenditori e Stato è già cominciato? Ma tra mondo accademico e imprenditori sì, direi proprio di sì. Tra l'altro qui a Cremona c'è un esempio molto bello. L'altro giorno abbiamo fatto un matchmaking, cioè ci siamo incontrati tra noi degli imprenditori, c'erano più di 40 aziende, quindi diciamo il dialogo c'è. È più complicato con quello che è un mondo politico in senso generale, perché chiaramente bisogna mediare esigenze diverse. Questa mattina ho sentito alla radio una fake news spaventosa in cui un ascoltatore accusava l'agricoltura di essere causa in parte di quello che sta succedendo in Romagna perché utilizzando trattori e mititrebbie troppo pesanti si compattava il terreno e quindi il terreno non assorbiva l'acqua. E fin qui può essere, diciamo, un commento da bar. Il problema è stato che la giornalista gli ha dato ragione. È veramente molto preoccupante. Quindi il dialogo deve essere anche con il consumatore, con la comunicazione nei prossimi anni, a mio parere, sarà fondamentale per non avere poi dei blocchi nell'evoluzione politica. Le nuove tecnologie si affacciano sullo scenario legislativo italiano, così come il carbon farming. Possono rappresentare opportunità che vanno ad arricchire il futuro dell'agricoltura, oppure dobbiamo rassegnarci alla linea del togliere tutto, fertilizzanti, fitofarmaci, rassegnandoci quindi al farm to fork e il Green Deal europeo. Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato. Io non mi sono dell'idea che bisogna non rassegnarsi, anzi, le nuove tecnologie e tutto quello che riguarda la ricerca scientifica sono il futuro dell'agricoltura italiana e di conseguenza penso che bisogna andare in quella direzione. Con Confagricoltura ne parliamo ormai da anni di questa strategia e penso che i giovani siano il futuro dell'agricoltura e quindi saranno anche quelli che permetteranno al Parlamento e alla politica di poter affrontare in modo più sereno le nuove sfide. Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, lei cosa ne pensa? Noi di Confagricoltura ci troviamo in difficoltà a rispondere a questa domanda perché per noi dovrebbe essere già il presente l'utilizzo delle TEA come in passato l'utilizzo degli OGM. Se il compito degli agricoltori è quello di produrre di più preservando le risorse naturali, lo possiamo fare solo con i frutti della migliore scienza e della ricerca applicata. E quindi auspichiamo che gli iter legislativi, soprattutto oggi con un governo molto attento a quelle che sono le richieste degli agricoltori e quindi il dibattito parlamentare sia in Camera che in Senato, possa procedere spedito per dare agli agricoltori la possibilità di sperimentare il prima possibile le nuove tecnologie applicate all'agricoltura. Riccardo Crotti, presidente Confagricoltura Lombardia. È una battaglia che combatte da tempo anche Confagricoltura Lombardia, quella per l'ingresso delle Ma nuove non tecnologie. ho nulla da aggiungere a quello che già hanno detto loro, che da sempre Confagricoltura guarda la scienza, l'innovazione e noi dobbiamo seguire assolutamente per il futuro scienza e innovazione, perché se non lo facciamo perderemo una battaglia, perderemo sicuramente parte di quell'agricoltura che è fondamentale, è una delle due ricchezze del nostro paese, agricoltura e turismo.